è sempre difficile presentarsi. Io sono sostanzialmente una giurista che ha passato gli ultimi 15 anni a studiare, tra le altre cose, atti processuali dei cosiddetti grandi processi o cosiddetti misteri italiani, e ho avuto la fortuna di conoscere delle persone, dei maestri, che da anni approcciavano questo argomento, hanno fatto parte come consulenti di commissioni parlamentari, Mostra, GP2, Mitrokhin, che mi hanno insegnato molto e dato la possibilità di capire che c'era una cosa che nell'analisi di tutti i processi, di tutti i fatti italiani mancava, o comunque non veniva approfondita adeguatamente, che invece secondo me è la cosa principale, perché è la principale arma che viene utilizzata sia in tempo di guerra che in tempo di pace, che era la guerra psicologica. E volendo approfondire questo argomento, negli ultimi 7-8 anni mi sono dedicata solo a questo, e effettivamente quando si guarda la storia non solo del nostro paese, ma la storia in generale, avendo ben chiaro che l'arma principale utilizzata è la guerra psicologica, si comprendono molte cose che se no difficilmente hanno una conseguenza logica, possono sfuggire.